Divano me, divano me, divano me.
di prima giornata della Fraternità della Madonna della Catena, insieme alla Fraternità della Gancia, alle comunità parrocchiali,
al forum dell'associazione giovanile con un contributo del comune è stato realizzato questo presepe vivente, che per la prima volta viene rappresentato in queste zone di Termini Imerese. Quello che vedete è un presepe diverso dagli altri che normalmente sono rappresentati in Sicilia, che almeno io conosco. Quindi cercheremo di trasmettervi quello che è il messaggio genuino del Natale attraverso la rappresentazione di alcune scene specifiche. Vedrete come ha fatto Natale la Madonna e San Giuseppe, vedete come Erode ha fatto Natale con Gesù Bambino, vedete la scena del censimento, della locanda dove non furono accettati Maria e Giuseppe, e vedete ancora la scena della Natività dove sarete accompagnati da San Francesco. Questo che voi farete è un percorso in discesa, proprio per ricordarci quello che è il Natale, è una discesa. Dio dall'alto che scende verso il basso e che si fa carne in un bambino. Quindi in questo percorso non sarete soli, in questo percorso di discesa verso la grotta sarete accompagnati da alcune figure, in particolare dai pastori. I pastori sono quelle persone che per primi hanno riconosciuto Gesù Bambino e che per primi lo hanno testimoniato, e sono loro quindi i più adatti ad accompagnarvi in questo percorso. Vi chiediamo alcune cose, vi dovete sentire come dei pellegrini, quindi dovete cercare di fare questo lavoro mentale, di tornare indietro, di rievocare proprio 2007 anni fa. E per fare questo dovreste rimanere il più possibile in silenzio, cercare di spegnere il cellulare, rimanere vicino al pastore. Il pastore vi dirà quando entrare, quando uscire. Cercate di essere obbedienti come delle brave pecorelle al pastore a cui sarete affidati. La seconda cosa è quella di perdonarci, di perdonare se per caso nel percorso siete tanti, c'è la salita, c'è la discesa, una cosa non funziona, una cosa parte male, non siamo professionisti, però penso che ormai per tre volte lo facciamo, qualcuno ce l'ha sentito, è una cosa che abbiamo fatto con amore, quindi spero che questo amore vi venga trasmesso. L'altra cosa che vi raccomandiamo quando uscite è di seguire le indicazioni uscita, per evitare che salendo o risalendo vi incontrate con i gruppi, vi scontrate e finisce un pochettino a confusione. L'ultima cosa, nella Cappella dell'Annunziata trovate una cassettina con scritto offerta. In questa offerta vi chiediamo di contribuire, se volete, a un fondo che servirà per sostenere le famiglie povere di Termini. Quindi sarà dato ad associazioni che già si occupano di famiglie bisognose di Termini e queste poi penseranno per fare la spesa per queste famiglie. In questo percorso voi vedrete anche delle bellezze artistiche di Termini che molti termitani e non conoscono, tra cui la chiesa di San Giacomo, che è la vecchia chiesa madre di Termini. È una chiesa senza tetto, è stata bombardata nella seconda guerra mondiale, è rimasta senza tetto e forse meglio così, forse perché è più suggestiva, la vedrete, è un'atmosfera veramente magica, è lo spasimo, possiamo dire, di Termini. L'altra cosa che vedete è nella chiesa dell'Annunziata il presepe in marmo di Andrea Mancino, del maestro Andrea Mancino del 1500. È il presepe in marmo più antico di Sicilia. Il presepe in marmo più antico di Sicilia si trova a Termini, quindi è una cosa che esiste a Termini e che è una bellezza che diventa visionabile da tutti voi. Oggi è l'Epifania, troverete anche i Re Magi lì nella grotta. I Re Magi portano dei doni a Gesù, portano l'oro, l'incenso e la mirra. Voi andate alla grotta, siete un po' anche voi dei Re Magi, avete visto la cometa, qualcuno ha visto il manifesto, qualcuno la curiosità, qualcuno si trova comunque qua per venire a vedere questo presepe. Vi chiediamo di avere la stessa disponibilità dei Re Magi, loro portarono oro, incenso e mirra, voi potete dare la vostra disponibilità. È un percorso, è un cammino in cui vi chiediamo di ritornare allo spirito, all'anima che c'è dentro di noi. Per cui chi non fa parte di un gruppo, avvicinatevi alle vostre parrocchie, alle vostre fraternità. A Rosediamo della Catena ci incontriamo il venerdì sera, alla Gancia si incontrano pure il venerdì sera. Fate questo percorso, come qui lo fate un percorso artistico, fate anche questo percorso spirituale di conversione, perché vedete, i cattolici, i cristiani non fanno solo cose bizzocche, cose noiose, possono saper fare anche cose belle anche col vostro contributo. Grazie per la vostra presenza e vi affido ora al vostro pastore. Sono Giorgio, sono uno dei pastori che ha avuto la gioia straordinaria, splendida, di avere visto Dio in una mangiatoia. Ancora mi ricordo, è stato qualche giorno fa, ci disse un angelo che si stava avvicinando una grande gioia. Ci disse: vi annuncio una grande gioia, oggi vi è nato il Signore, che è il Salvatore di tutti voi.
Io ricordo che noi eravamo un po' perplessi, anche perché sapevamo in quelle grotte di Betlemme che non era un bel posto. E pensavamo, ma Dio, l'Altissimo, l'Onnipotente, in una mangiatoia dentro una grotta. Andammo dietro all'annuncio dell'angelo. Ricordo quella sera, tornai a casa con qualcosa di strano. C'era un bambino, ma ancora di più c'era una donna, una fanciulla, che aveva uno sguardo pieno di gioia. E io questo mi ricordo. Ricordo che quella sera a casa mia non riuscivo a capire come mai quella fanciulla fosse così piena di gioia e io invece ero spesso preoccupato e infelice. Quella gioia l'angelo ci aveva annunciato, fratelli. Questa gioia ora vi stiamo annunciando. La storia d'amore di Dio con l'uomo è cominciata in maniera forte e potente con un sì. Una fanciulla, Maria, poi ci raccontò come fu quella volta. Ci disse sì, ho detto sì all'annuncio del Signore, mi sono fidata. E da lì in poi il Signore ha fatto in me cose grandi. Ora mi fate passare per primo e vi accompagnerò alla casa di Maria. Nel sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide, chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te. Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande, è chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine. Com'è possibile? Non conosco uomo. Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato Figlio di Dio. Vedi, anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che tutti dicevano sterile. Nulla è impossibile a Dio. Eccomi, sono la serva del Signore. Avvenga di me quello che hai detto. Maternità di Maria decide di ritirarsi, ma Dio in sogno lo chiama a prendere con sé Maria come sua sposa e a fare da padre a Gesù il Salvatore. Nulla è impossibile a Dio, basta fidarsi come ha fatto l'umile fanciulla di Nazaret e il suo sposo Giuseppe. Basta saper ascoltare la voce di chi ti conosce da sempre e vuole realizzare con te il suo progetto d'amore. Vincenzo. Erode era il re della Giudea, un uomo forte, ricco, invincibile, amico del potentissimo imperatore Augusto. Dalla sua reggia Erode disponeva della vita e della morte di tutti i suoi sudditi. Si circondava di concubine, di cortigiani, e amava stare tra i banchetti, le feste e le danze.
Si sentiva ed era un uomo invincibile. Eppure Erode ha paura. Lo so che scappa quasi da ridere e vi sembra difficile a crederci. Ma vi assicuro che Erode è l'uomo più paroso che esista sulla faccia della terra e che io abbia mai conosciuto. Ama così tanto la sensazione del comando che non ne può proprio fare a meno. Ha perfino ucciso i suoi familiari per paura di un tradimento. Immaginatevi. Mi hanno addirittura raccontato che ogni sera sul suo trono d'oro conta uno per uno tutte le monete d'oro e d'argento del suo tesoro. E lì, vicino al suo denaro, non lo abbandona mai, vicino anche al fuoco, al braciere. Ma sembra quasi di sentirlo, quel freddo che gli attanaglia il cuore, l'anima, e in quella stanza vuota, perché Erode è anche solo. Eppure Gesù è nato anche per lui, il bambino è nato anche per lui. Basterebbe soltanto un suo segnale e sicuramente Gesù benedirebbe quella stanza. Non ci sarebbe più posto per quel freddo che gli agghiaccia il cuore, l'anima. Però Erode non si fida di questo bambino, non capisce che la sua salvezza e la sua redenzione sono vicini. Non alza lo sguardo al cielo e con le mani proprio sul suo tesoro decide di uccidere, di far perseguitare quel re che secondo lui sicuramente gli avrebbe rubato il trono. Seguite. La Samaria, la Galilea e altre regioni.
nel suo sontuoso palazzo amava circondarsi di amici che dilettavano con prelibate di bande. Fateli entrare subito e voi andate via, show, andate via, allontanatevi pure. Io ho tante cose importanti a cui pensare. Salve, o re. Cosa vi ha spinto, re d'Oriente, a venire a Gerusalemme e affrontare un viaggio così lungo? Stiamo cercando il re dei Giudei. Abbiamo visto sorgere la sua stella e siamo venuti per adorarlo. Una stella, dunque, vi ha condotto fin qui. È qui che cercate il re? Non qui, ma a Betlem. È là che siamo diretti. Andate, dunque, e cercatelo. E dopo averlo trovato, fatemelo sapere. Verrò anch'io ad adorarlo. Ricevute queste istruzioni da parte del re, essi partirono. Il re Erode continuò ad essere turbato. Chi era questo re dei Giudei? Poteva essere davvero un bambino appena nato, il grande nemico da cui doveva difendersi? Cosa fare? Da chi farsi aiutare? Mille interrogativi lo assalivano. La festa era davvero finita? Era giunto il momento di cercare una soluzione. Non permetterò ad alcuno che si impadronisca di ciò che è mio. Il mio potere, la mia reggia, i miei palazzi, tanto più se il nemico è un bambino. Chi è costui? Chi sarà mai questo bambino? Non permetterò di rovinarmi. Lo cercherò, lo troverò e vedremo chi è il re! Vorrei essere alta e poter vedere tutti i vostri volti. Ma purtroppo sei bassa. Ma sono bassa. La mia voce arriva a tutti? Pochino? Allora, Maria e Giuseppe affrontano un lungo viaggio fino a Betlemme, perché lì c'era il censimento. Maria è incinta, eppure lei nel silenzio affronta quel grande viaggio. Dovete sapere, fratelli, che Maria è la donna del silenzio ed è la donna dell'obbedienza. Maria